Domenica 21 giugno 2009. Il nostro gruppo si è trasferito un po' con i mezzi pubblici e un po' in automobile a Torino per visitare il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. Presso la biglietteria siamo stati muniti di cuffie, abbiamo potuto ascoltare gli interventi dello storico Giovanni De Luna che ci hanno introdotti ai nove temi con i quali abbiamo interagito durante tutto il percorso, un percorso multimediale, interattivo, che attraverso testimonianze, immagini, filmati e suoni conduce il visitatore in un viaggio virtuale in Torino nel decennio che va dall'approvazione delle leggi razziali del 1938 alla riconquista dei diritti sancita dalla Costituzione repubblicana del 1948. Aldo dice 26 per 1. 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 Dopo aver avuto la possibilità di visionare una serie di panel suddivisi per aree tematiche, vivere il quotidiano era il primo, successivamente vivere sotto le bombe, vivere sotto regime, vivere l'occupazione, la sedia del martinetto, siamo giunti al tavolo multimediale. Sfiorando i riquadri bianchi, uno alla volta abbiamo avuto la possibilità di attivare un archivio multimediale che ci ha raccontato 49 momenti della storia cittadina. Principali luoghi: Fiat Mirafiori, la Sinagoga, l'Albergo Nazionale, il Palazzo Campana, Piazza Castello, la Consolata, il Martinetto. Gli orti di Torino. Purtroppo non è stato possibile visionare completamente il materiale giacente presso il Museo Diffuso. È veramente un archivio incredibile di testimonianze e di documenti, quindi io credo che sarà opportuno nei prossimi anni riuscire a ritagliarci ancora un po' di spazio per poterne fare visita. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti.